Benvenuti a Terra Santa Link, linea diretta con Gerusalemme. Dopo 100 anni, la comunità internazionale sta cercando una definizione per il genocidio armeno e ha paura di chiamarlo genocidio perché ne teme le conseguenze legali. Così il patriarca di Antiochia dei Maroniti, Butroray, ha spiegato la riluttanza di nazioni ed organismi internazionali a pronunciare la parola genocidio per indicare i massacri pianificati di armeni avvenuti in Anatolia nel 1915. Il primate della Chiesa Maronita ha preso parte ad Erevan, capitale dell'Armenia, alle commemorazioni ufficiali del centenario del genocidio. Senza citare espressamente la Turchia, che esercita pressioni diplomatiche a tutti i livelli per evitare che la definizione di genocidio armeno sia utilizzata dai leader politici e religiosi, il patriarca Maronita ha ribadito l'urgenza di riconoscere il genocidio come tale, non per rivalersi, ma per evitare il ripetersi di altri genocidi, ha detto il patriarca. Lo Stato di Israele festeggia 67 anni dalla fondazione. Manifestazione di protesta degli arabi israeliani in Galilea e si registrano tensioni anche nella striscia di Gaza. Sentiamo. A 67 anni dalla firma della dichiarazione di indipendenza, Israele è scesa in piazza per festeggiare l'anniversario della fondazione dello Stato ebraico. Una firma che ha dato avvio alla prima guerra arabo-israeliana vinta da Tel Aviv, con la conseguente espansione territoriale oltre i confini assegnatigli dall'ONU. Contemporaneamente ai festeggiamenti, migliaia di arabi hanno organizzato in Galilea, nel nord di Israele, una marcia di protesta in ricordo della Nakba, la catastrofe del conflitto israelo-palestinese del 1948, da cui uscirono sconfitti. In una prima prova di mobilitazione a livello nazionale, la Lista Araba Unita, terzo partito di Israele dopo il Likud e campo sionista, ha convogliato dimostranti da tutto il territorio per marciare verso i resti di un villaggio palestinese abbandonato dal 1948, quando gli abitanti furono costretti a fuggire a fronte dell'avanzata israeliana. Nelle stesse ore un razzo sparato da Gaza è caduto in un campo aperto nel sud di Israele, come ha fatto sapere un portavoce dell'esercito israeliano, che dopo poche ore ha risposto con l'artiglieria, colpendo la città di Beit Hanun senza provocare vittime. Diverse esplosioni sono state sentite nel nord di Gaza, causando danni alle abitazioni. Dibattito all'ONU sui temi della tolleranza e della riconciliazione per sconfiggere la violenza anche religiosa. Maria Voce, presidente dei Focolari, dobbiamo puntare non a un'alleanza delle civiltà, ma alla civiltà dell'alleanza. Sentiamo. Il 21 e il 22 aprile l'Assemblea generale dell'ONU ha dibattuto su questioni legate alla promozione della tolleranza e della riconciliazione, favorendo società pacifiche, accoglienti e contrastando l'estremismo violento. Sono tempi purtroppo di estremismo violento, spesso collegato più o meno a ragione con la religione. Ad intervenire a questa Assemblea su invito dell'ONU è stata anche Maria Voce, presidente dei Focolari. Qual è il contributo che ha portato? Maria Voce ha iniziato il suo contributo rievocando ciò che è accaduto durante la Seconda Guerra Mondiale a Trento, durante i bombardamenti, dove un gruppo di ragazze hanno deciso di rimanere in città a sostenere i poveri e non fuggire sulle montagne. Questa esperienza è un'esperienza che oggi si ripete in tutti i contesti di guerra, si ripete in Siria, si ripete in Giordania. Questo per dire che le persone che rimangono in queste zone di conflitto, come dire, mantengono, riportano una dimensione sociale in una terra di conflitto. Partendo da questa esperienza, Maria Voce ha voluto mettere l'accento anche su ciò che sta accadendo oggi, ma non tanto con la cronaca, sulla cronaca degli eventi, quanto sul fatto che siamo esposti a una grande disgregazione, disgregazione di tipo politico, di tipo economico, di tipo sociale. E richiamando questa disgregazione, Maria Voce dice che bisogna rispondere al paradigma della violenza con un nuovo paradigma che ricomponga la visione umana sul pianeta Terra, coinvolgendo tutti. E qui ha fatto anche un coraggioso richiamo alle Nazioni Unite attraverso una domanda, no? Non è forse il caso che le Nazioni Unite rivedano la propria mission? Perché non si può
oggi garantire la pace solamente parlando in termini di sicurezza, di mediazione di conflitto, perché la mediazione del conflitto di per sé non garantisce la pace. E allora lo slogan che si ripropone è Nazioni Unite o lavorare per l'unità delle nazioni. L'altro aspetto è stato un richiamo a, come dire, a prendere le distanze da un grande rischio, cioè di non dare credito alle persone o gli stati o le istituzioni che vogliono apostrofare quello che sta accadendo come una guerra di religione. Per esempio, quello che sta succedendo in Yemen, dove l'Arabia Saudita insieme all'Egitto, insieme alla Giordania, attraverso i loro eserciti, combattono un altro esercito che è quello degli sciiti, eccetera. Cosa ha a che vedere con la religione, se non invece è una questione di potere nell'area geopolitica? E così vale per quello che sta accadendo in Siria, con l'ISIS, in quelle terre. Cosa ha a che vedere con la religione? Stiamo parlando invece di conflitti che hanno alla base il dominio, il potere. E dunque, se volessimo approfondire il significato del fatto religioso, qui è la nostra esperienza quotidiana, le persone di fede che cercano un dialogo, noi diremmo con il trascendente, no? Per noi cristiani il dialogo è con Dio. Che vuol dire dal punto di vista religioso? Che innestiamo questo dialogo negli eventi della nostra vita quotidiana. E dunque le persone religiose che seguono un credo religioso vivono il tentativo del rapporto con il trascendente nella loro realtà sociale quotidiana, dunque immettono il trascendente nella realtà sociale e lungo questo percorso non incontrano un fratello da distruggere, un fratello da dominare, un fratello da servire, da uccidere. E dunque le persone religiose che si riconoscono in mezzo a mille sono portatori invece di una visione diversa. E dunque le religioni non si possono permettere di essere strumentalizzate dal potere politico né dal potere economico e devono contribuire a innestare nel mondo una visione diversa che deve attraversare la nostra responsabilità. E ringraziamo il professor Treggiano per la sua riflessione, torneremo a parlare con lui e di lui per un importante progetto che sta portando avanti il Libano nelle prossime edizioni. È tutto per questa edizione del nostro notiziario, vi ringrazio per l'attenzione e vi ricordo che l'appuntamento con la Terra Santa e il Medio Oriente torna la prossima settimana. Grazie, arrivederci.